Allora, gli ingredienti per i nostri cookies al cioccolato e nocciola sono 225 g di farina, 170 g di zucchero, un uovo, 100 g di burro, 2 cucchiai di lievito per dolci, un pizzico di sale, una bustina di vanillina. E poi a volontà, questa qui che vi do le dosi, ma in realtà ecco, potete sia aggiungere che eliminare. Io ho tritato 150-170 grammi di cioccolato al latte. Se lo preferite, potete utilizzare quello lì bianco, quello lì fondente. 50 grammi di mandorle pelate e circa 150 grammi di nocciole che ho tritato grossolanamente. Allora, come vedete, gli ingredienti sono un po' sballati perché non ho voluto fare la doppia dose, ma una dose e mezza. Quindi vado ad aggiungere lo zucchero e il burro che andrò a lavorare assieme. Un composto del genere che continuate a lavorarlo ugualmente, anche se il burro è diventato morbido e bene o male si sono amalgamati tutti gli ingredienti. Quindi al suo interno vado ad aggiungere la mia bustina di vanillina. E allora, chiedo scusa se la luce è cambiata, però ho cambiato postazione visto che mi sono accorta che lì c'era troppo poca luce. Quindi, dopo aver amalgamato bene il burro con lo zucchero e aggiunto la mia vanillina, vado ad aggiungere il mio uovo. Amalgamo per bene il composto. Vado quindi ad aggiungere la mia farina e mezza bustina di lievito. È una frolla molto molto morbida, quindi andiamo ad aggiungerci il cioccolato, le mandorle e le nocciole. Come vedete, alla fine è un chi più ne ha più ne metta, dipende dai gusti, ecco. Ora di infarinarci leggermente le mani. Prendere un po' di composto, una pallina, vedete? E l'adagiamo sulla nostra placca da forno. Continuiamo così con tutto il composto. In questo caso non farò delle palline tanto grandi perché comunque gli ospiti saranno tanti, quindi vado a posizionarle lasciando un po' di distanza tra di loro perché lieviteranno e si appiattiranno. Quindi continuo. Poi i nostri cookies andremo ora a lasciarli riposare in frigo, già fatti così, per circa una ventina di minuti. Ricordatevi appunto di lasciare un po' di distanza tra i cookies, perché dopo vi farò vedere che comunque un po' lieviteranno, poi dopo si appiattiranno e quindi si attaccherebbero tutti quanti. Allora ragazze, ecco qui i nostri cookies sfornati, ovviamente sono soltanto una parte. Come vedete, ora scotterò ancora un pochino, sono pieni pieni di nocciole di cioccolato. Io vi invito a farli perché sono davvero eccezionali e ci vediamo al prossimo video. Ciao!